Ragazzi, buongiorno, buon venerdì 21 luglio e si presenta lei, Alfa Giulia. Giulia. Mio amore, Giulia, mio amore, mio amore. Giulia Stelvio, sì. Cuore sportivo, cioè non è che il cuore sportivo, io amo il gruppo Alfa. Peccato. Poi da quando è uscita la Giulia, la Stelvio, vabbè ragazzi, cose mie. Allora, qui abbiamo Rosario, è già un nostro cliente. Aveva montato il pedal sprint sull'Alfa GT 150 cavalli, l'ha venduta e si è presa sta bellissima Giulia 160, questa 160 cavalli, 160, è qualche giorno che ce l'hai, macchina una settimana tranquilla, macchina ti va benissimo, perfetto, hai sempre quel leggero lag, sì, ecco, ecco, dai, sul pedale e la partenza. Rosario, dimmi tu se è corretto. Lascia un po' quei due secondi di riflessione. Di riflessione, ci deve pensare, poi dopo lei va. E va. Sono tutte così. Rosario, sono tutte così. Vediamo adesso, non vediamo. Sicuramente adesso non abbiamo più questo problema. Assolutamente no. Come non avevamo sulla GT. Esatto. Messo il pedal sprint e subito dopo faceva il suo dovere. Fa talmente caldo? Dopo gli copro la targa. A parte che non c'è niente di illegale, ci mancherebbe altro, però vabbè. Se do l'autorizzazione tutto esatto. Funziona. Dai Rosario, facciamo così, andiamo a farci un giro e la proviamo. Tanto ormai ragazzi, la macchina sapete tutti, faccio vedere i cerchi. Sì. Bella. 2002, 160 cavalli. È una settimana che ce l'ho in mano. Ogni tanto metto la mano sul cambio, sul cambio. Ah, sul cambio, eccolo qua Rosario. Ti dico, ma guarda che è automatico, eh. Ah, è vero, perché tu arrivi dal manuale, beh. Ogni tanto metto la mano lì e mi dico, che lo sto facendo? Sì. Fine... Ci credo. Però dai, però è bello così, Eccoci qua. Guardala. Sì, perché dal manuale c'è una vita a guidare il manuale, sì, poi ti trovi sull'automatico, dici. Ti trovi a dire. Ma è perché è una questione io poi metto la mano qui, però poi me ne accorgo io. È una questione di abitudine, sì, perché tu hai sempre guidato cambiando le marce, cioè, ragazzi. Allora, Rosario, accendi pure il clima. Che poi è leggermente caldo. Ma tanto anche. Ok, aspetta, facciamo così, abbassiamo un pelo. Ok. Allora, torniamo a noi. L'app l'abbiamo scaricata. Lui adesso comanda due moduli, perché la macchina comunque è rimasta in famiglia. Certo. Quindi lui comanda il modulo dell'Alfa GT e il modulo dell'Alfa Giulia. Confermo. Con la stessa app. Oh, Rosario, tira su pure il vetro per piacere. Se partiamo col clima. Caldo. Siamo già a 27 gradi. 27 gradi, sì, ed è presto, sono le 9. Le 9. Del 21 luglio. Porca miseria, ragazzi. Beh, Rosario, tanto la strada la sai. Noi andiamo sempre a destra, verso la corte. Andiamo sempre a fare la spesa lì, ormai siamo di famiglia. Esattamente. Dovrebbero andare con le buste e tenercele pronte, quindi. Grande. Ok, Rosario. Pensavo che avevo messo il piede a sprint attaccato e era partita la moto. È tutto un altro genere guidare quel cambio automatico. Noi siamo ancora naturali. Comfort. Comfort. E dico, come sarà sta bella sciallata, Rosario. Beh, con l'aria condizionata. Oh, senza schiacciare la frizione. E cosa vuoi di più della vita? Rallenta un pelino, Rosario, che tanto abbiamo la moto che sta sorpassando. Ok. Sono ancora in comfort, tu sei in N? Sì. Ma ti faccio fare poi una partenza. Adesso stiamo praticamente veleggiando, senza neanche toccare il pedale. Sembriamo che stiamo andando in vacanza. Proprio. Ormai ragazzi, chi vede il video sa la strada, sa il chilometro, il metro e la rotonda, cioè è la strada è sempre questa e non posso cambiare itinerario perché andrei a peggiorare la situazione. Di là c'ho i semafori, c'ho il paese.
l'unica strada disponibile è purtroppo è questa. Noi ci facciamo una bella curva. Allora, Rosario, ecco, vedi se ti è già... Sei in comfort, hai sentito già qualcosa. Fatelo così, sei accelerato, te lo spengo. E te l'ho spento. Si è seduta. È andata giù. È andata giù. Adesso andiamo giù a sinistra di là dal distributore, così abbiamo il rettilineo sperando che non ci sia nessuno. Adesso noi l'abbiamo spento. Rosario se n'è accorto che gliel'ho spento, che eravamo in comfort. Oh, siamo sul rettilineo dritto. Vai Rosario. Eccolo. Madonna! E sono in N ancora, eh? Hai visto? Porca la miseria! Come se tirate sul muso ha cambiato marcia, cioè ha scalato marcia, scusami. Porca io. Quando dico che sulla Giulia merita tantissimo, te lo guarda, tutte le motorizzazioni, tutte, benzina e diesel. Alfa Romeo, a parte perché questa c'ha veramente tanta coppia motrice, come gli dai un pelino in più la senti tantissimo, eh? E però tu capisci quanto è legata sulla questione valvola farfalla acceleratore. Tu vedi come riesci a sbloccarla e far andare molto più veloce la macchina. E sono ancora 1500 giri. Sì, sì, sì. Aspetta di... Perfetto. Adesso la spia accesa. Sarà in settima marcia, sesta, settima, comunque. Quel che l'è. Oh, rallenta un pelino, Rosario. Faccio fare un po' tutte le prove. Ok, accelera. Spento. E si sente come anche sull'Alfa GT. Stessa identica cosa. Rosario, adesso te la metto l'ultima. Perché sei a filo gas, eh? Dai, sì. Dagli un pelino. Gira qua a destra, Rosario. Dove c'è la macchina? Perfetto. Noi siamo qua in race. Adesso lui farà la... se ne accorge da qua. Porca la miseria. Prima eri troppo a filo gas e non te ne sei accorto. Andiamo a destra. Lo vedevo che non dicevi niente. Adesso appena fa la curva a destra, vabbè, la partenza da fermo da qua, siamo fermi, dare precedenza e siamo in race e siamo in N sulla macchina. Si spinge. Bene, Rosario, adesso torniamo a noi, io te lo spengo, mettila in D, eccola là, in D. Dai, va già bene così in D, giusto? Perfettamente. Rosario, rallenta un pelino, così ci allontaniamo. Ok, giusto per farti fare lo sprint. Cioè no. Vai, accendere. E la madonna. Sport e D. Perfetto. Perfetto. Perfetto, Jerry, ti faccio provare poi. Ce ne manca ancora uno, Rosario, e poi dopo abbiamo finito. Perfetto come sempre, ragazzi. Non delude mai il pedal sprint, è eccezionale. Poi varia tanto sul tipo di auto, perché la differenza, ieri l'ho montato sulla MG aspirata. Ovviamente la macchina ha pochi newton, pochi cavalli, però il cliente, caspita, se ne accorge, anche se non è così eclatante come su queste qua. Va via molto più veloce, briosa la macchina. E sente subito il cambiamento. E avevamo anche il clima acceso, 106 cavalli, cioè, capisci? Qua andiamo a destra. Anche le Panda da 69 cavalli, quando glielo metti in sport. Caspita, cosa gli hai fatto? E troppo bello. Ragazzi, qua avete tutto. Allora, Rosario ha detto che voleva comprare l'Apple CarPlay. Tu praticamente vai qua. Ti dice acquista l'app. Vai su acquista. Ok, riesco, sì. E vai sul sito di Pedal Sprint. Facciamolo vedere in diretta.
tempo che carica, eccoci qua. Praticamente vediamo se di schiacciare la X. Ok, lui è questo qui, no? Mm-hmm. Con 19,90 euro annuale. Per sempre. Certo. Qua a destra fai acquista, una volta che tu l'acquisti metti la tua email. Mm-hmm. Ti arriva l'email da Celeste con 13 caratteri. Adesso qua siamo veramente forti, e di là metti i 13 caratteri e vedi praticamente tutto quello, lo metti qua i 13 caratteri. Perfetto. Fai ok e in automatico vedi tutto da qua. Adesso non facciamo nulla e siamo in sport. Adesso io qua io lo spengo. Si è sentito? Si è sentito? Race D, ragazzi. Cioè, ti tira proprio indietro la testa contro il sedile. Cioè, se non tiri via il pedale dai, tira il piede dall'acceleratore, ti dice fammi andare. Fammi andare, sì. Comunque, beh, Rosario, qua siamo al massimo che andiamo di là. È il massimo che si può avere su questa macchina. Poi, visto come ti singhiozza. Ti singhiozza perché è troppo reattiva. Esatto. Puntalini. Tac. Prova, vai a destra, Rosaria, e metti il manuale. No, non il manuale. Mettilo ancora in D. Ok. E cambio manuale. Mio Dios! Vuoi sapere la verità? Mm? È la prima volta con te che dopo il cambio manuale. Sì? Non l'ho mai. Ah, fatto. Non l'hai mai. Ok, perfetto, dai, ce l'hai nel video. Andiamo a sinistra, torniamo indietro. Così è troppo, te lo metto in sport perché ti è troppo sensibile. Sì, perché vedi? Sì. Mettila in N. Ok, e sport. Bah. Io te la lascerei così, guarda Rosario. Sì, spegni. Come ce l'avevo sul GT. Esatto. Lasciamo così. Perché visto come diventa subito molto. È anche troppo. Guarda, mettiti lì. Ciao. Rifai il giro, Rosario, per piacere, così. Oh, ragazzi, intanto che troviamo posto. Il pedal block, tanto lui già lo conosce, abbiamo già fatto vedere 3000 volte, sapete come funziona. Qualsiasi cosa, informazioni, scrivetemi su WhatsApp, via email, qua a sinistra Rosario. Ci trovate tutti i social, TikTok, IG, faccia libro. Ma poi ti troviamo anche sulla Barbara D'Urso. La Barbara D'Urso, no, adesso mica l'hanno licenziata, mica Pier Silvia l'ha licenziata. Poteva dire una parolina buona per te. No? Spera. E niente, ragazzi, torniamo a noi. Qualsiasi cosa, informazione, allora, diciamo il prezzo, Rosario, che così lo sanno, lo dico, lo sto dicendo negli ultimi video. 2,50 compresa l'installazione, la garanzia di 3 anni, l'app, guarda nella via qua. Ah, ma che va via questo, bellissimo. L'app. E ovviamente da noi è fatturato CM3 Car Service. Qualsiasi informazione, qualsiasi cosa, se volete montarlo su qualche macchina magari un po' datata, tipo 2005-2006, avvisatemi, chiamatemi, perché non tutte sono gestibili. Certo. Quindi poi dal 2007 a salire in su dipende poi sempre dalla macchina, tipo la Focus, la Touareg, vecchi modelli, fanno un po' i capricci. Bisogna un po' lavorarci, però fanno i capricci. Ragazzi, alla prossima da Jerry. Rosario, grazie per avermi riscelto. Grazie, già la seconda volta. Chi lavora bene merita, e purtroppo è così che funziona. Rosario, grazie Jerry. Grazie a voi ragazzi, ciao. Un pollice in su, iscrivetevi al canale. Ciao.